Pace a te, anche oggi siamo insieme e grazie siano resi al Signore per la possibilità che ci dà ancora stamattina di condividere la Sua parola, di stare insieme. Sai quanti non ci sono più oggi? Mm. Solo Dio lo sa. Quanti mezz'ora fa c'erano, quanti ieri c'erano, ma oggi non ci sono più. E non possono più lodare il Signore, non possono più costruire la loro fede sulla parola del Signore ed è facile che se non l'hanno accettato Gesù come loro personale salvatore e sono lontani da Dio per un'eternità, per tutta l'eternità, perché la parola del Signore dice non è chi crede un po' qui o un po' lì, chi non riceve Gesù nella propria vita, l'unico salvatore, non c'è un'altra risposta nell'universo, non c'è un'altra possibilità. Dio parla molto chiaro nella sua parola, Dio accetta la nostra innocenza, il eh, nostro modo di pensare, però è fermo nei proponimenti di quelle che sono le regole fisse, è pronto a perdonarci, è pronto ad intervenire, ci dà un'occasione, poi ce ne dà un'altra, poi ci richiama, poi ci riprende, poi trova i modi come poterci... Però senza Gesù nel cuore, perché in realtà è l'unico salvatore, lui è la porta. Se non entri per quella porta non c'è un'altra porta. Lui è la via, se non cammini per quella via che ti indica Gesù non c'è un'altra via. Lui è l'acqua della vita, cioè senza l'acqua tu non vivi. Lui è il pane della vita. Lui è il buon pastore che ci guida. Lui è colui che si è sostituito a noi per offrirci la grazia. Lo Spirito Santo viene da parte sua che fluisce nella nostra vita. Dimmi tu, quale altra porta tu puoi trovare? È solo un'immaginazione. È come se io qui non c'è la porta, forzo la mano e sbatto la testa contro il muro. Se la porta non c'è. Posso sbatterla fino a domani e per tutta l'eternità, non uscirò mai fuori. Cioè, ci sono delle indicazioni precise nella parola del Signore. Allora, perché Dio ha mandato Gesù Cristo sulla terra? Se c'erano altre possibilità, dice guardate, se questo non vi va bene, c'è pure quest'altro, c'è pure quest'altro. No. Dio ha imperniato tutto il suo progetto per la salvezza dell'uomo. Cristo è venuto per fare questo ed è l'unico mediatore, l'unico salvatore e chiunque invoca il suo nome sarà salvato. Anche all'ultimo istante della nostra vita. Il punto è ci riusciamo poi all'ultimo istante. Questo è un grosso punto interrogativo, perciò vale la pena farlo prima possibile. Prima che andiamo avanti, vogliamo pregare insieme il Signore che lo Spirito Santo, quando noi invochiamo lo Spirito Santo su di noi, ti voglio ricordare che alcune forze strane non possono restare nella sua presenza. E dato che noi siamo i proprietari del nostro essere, cioè noi siamo, la nostra volontà permette di entrare chi vogliamo noi, nel momento che per nostra volontà apriamo il cuore e ci apriamo allo Spirito Santo, le forze diverse non possono, ci provano, ma non hanno il diritto. Forse mi devo rispiegare. Il nemico ci proverà sempre, ma il padrone sei tu, il padrone sono io. Quando noi decidiamo no, vuol dire no. Questo vuol dire dare la corsia preferenziale al Signore? che bussa il nostro cuore, bussa la nostra coscienza e nel momento che noi lo invochiamo nel nostro cuore, apriamo attraverso vieni, quando diciamo vieni con tutto il cuore, ci apriamo a lui. E Signore man mano opera nella misura che noi gli facciamo spazio nella nostra vita. Può essere tutto a un tratto. Che sprofonda e sentiamo la sua divina presenza in un modo forte, come una liberazione istantanea, o può essere graduale. Lasciamo fare al Signore. Noi aspettiamoci ogni volta che invochiamo il Signore di dargli più spazio possibile perché trovi nella nostra vita quella abita abitabilità che piace a lui, quell'atmosfera che piace a lui. Lo ripetiamo sempre, lo ripetiamo sempre, lo ripetiamo sempre, un poco alla volta, sai, camminare col Signore non è mezza giornata, eh? noi perseveriamo, ma mano vediamo che qualcosa cambia. Ho detto ieri, l'altro ieri, quando ci mettiamo al sole non è dopo cinque minuti, siamo già diventati neri, no? Ci sono di quelli che vanno mezza giornata, creme sopra creme, che devono e poi si spellano e poi prendono la febbre e rovinano tutto. Noi vogliamo perseverare 24 ore al giorno nel cercare il Signore nella nostra vita. Poi vedrai come il Signore opera in un modo che ti sorprende. Sì, sì. Preghiamo insieme al Signore, dai. Chiudi gli occhi e apri il cuore. <clears throat> Signore Padre Dio, veniamo a te nel nome di Gesù Cristo. Insieme ti diciamo tutti, come siamo davanti a te, venga il tuo regno in mezzo a noi. Sì, che si spanda il potere del tuo regno nella nostra vita attraverso la presenza dello Spirito Santo. Che agisca con tutto il suo potere in mezzo a noi, in tutta la sfera, in tutto il raggio dove arriva parole di vita, dove arriva la tua parola, attraverso qualsiasi mezzo che il potere del tuo regno ci avvolga, ci trasporti ed attiri la nostra attenzione verso di te per invocare la tua presenza nella nostra vita e per fare spazio ai principi del tuo regno che prendano forza nella nostra vita, nel nostro cuore, nel nostro essere. Te lo chiediamo, Padre Dio, nel nome del Re dei Re, il Re del Regno, Gesù, il nostro Signore Salvatore. Signore, prima che andiamo avanti, vogliamo presentarti quanti hanno dei bisogni particolari in mezzo a noi. Nel nome di Gesù Cristo rispondi ai bisogni del tuo popolo. A chiunque rivolge a te, Signore, un bisogno particolare che tu sai che ha bisogno, provvedi, aiuta, libera, salva, guarisci, oh Signore. Che i segni della tua presenza accompagnino la tua parola, che sia accompagnata con segni. Prodigi e miracoli per la gloria di Ishua Mashiach. Spirito Santo di Dio, alita in ognuno di noi e illuminaci, per mezzo, della parola che tu stesso hai ispirato a coloro che l'hanno scritta. Interpretala nel modo giusto al nostro cuore, mentre siamo in Tua presenza. Ora ti chiedo per me, Signore. Che mi hai dato questa possibilità di amministrare, di condividere la tua parola, svuotami di qualsiasi cosa che non appartiene a te, ogni cosa che non aiuta a poter porgere la tua parola nel modo giusto, unta dallo Spirito Santo. Sì, ti chiedo con tutto il mio cuore: rimuovi ogni cosa che possa ostacolare la tua parola nella nostra vita. Riempimi dello Spirito tuo Santo, prenditi la mia mente, prenditi la mia lingua, prenditi il tutto di me e che possa portare una parola che viene da te ad ogni cuore che siamo insieme nella tua presenza. Sì, togli ogni cosa che può ostacolare l'opera tua, Signore, l'orgoglio, la presunzione, quelle cose che fanno pensare che noi siamo diversi perché siamo meglio. No, Signore, togli tutte queste cose, perché agli occhi tuoi noi siamo tutti figli tuoi. Mettici i tuoi occhiali, fa che possiamo vederci tutti così, Signore, sì. Metti la mente di Cristo nella nostra mente. E metti i tuoi occhiali ai nostri occhi che possiamo vedere come te. Guidaci nel, mentre condividiamo la tua parola che possiamo essere arricchiti e che quei principi che tu ci fai comprendere possano parlare al nostro cuore e farceli mettere ad effetto nella nostra vita. Aiutaci, Signore. Invochiamo lo Spirito tuo Santo che... Spanda la sua presenza e sprofondi in ogni cuore che ti cerca, ti brama, ti vuole. Riempi ogni cuore che desidera avere un riempimento da parte tua. Padre Dio, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il Signore, il Re. Amen. Amen. Non dimenticare che Amen è molto importante. Ora vogliamo guardare questa mattina cosa dice la parola del Signore in alcune cose. Il, la condivisione che facciamo è lo spirito di grazia e di supplicazione. C'è un verso che parla dello spirito di grazia e uno spirito di supplicazione. Cioè lo spirito di supplicazione che cosa è? È che noi riconosciamo compunti dallo Spirito Santo, riconosciamo di avere bisogno di Dio, di avere bisogno del Signore e questo bisogno ci trasporta verso la giusta direzione, cioè supplichiamo l'intervento di Dio nella nostra vita perché ci dia la sua grazia. Uno spirito di grazia e di supplicazione. Per guardare bene quello che sto dicendo, leggiamo proprio il verso che si trova in Zaccaria, capitolo 12, verso 10. Così abbiamo un quadro chiaro di che cosa stiamo parlando. Espanderò sulla casa di Davide. E sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Ricordati, spirito di grazia e di supplicazione. Ed essi riguarderanno a me, a colui che hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figliolo unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. Cioè uno spirito di, di grazia è uno spirito di supplicazione che si rivolge verso colui che hanno trafitto, abbiamo già capito. La supplicazione verso il Signore Gesù Cristo che è stato trafitto ma che è risorto ed Egli rilascia su di noi uno spirito di grazia, tutta opera dello Spirito Santo perché è lui che parla alla nostra coscienza e ci trasporta nella giusta direzione ti voglio ricordare che lo Spirito Santo compunge il nostro cuore convince il nostro cuore crea una logica che ci trasporta nella giusta direzione quella parola compunge è bella perché quando inizia ad operare nella nostra vita incide forte, crea la necessità che sentiamo il bisogno del perdono, ci punge ci fa male, vogliamo rigettare fuori ciò che compunce, punce nella nostra vita e attraverso la confessione lo rigettiamo. Quando diciamo sì, è vero, hai ragione. Tu hai ragione. Per avere un quadro chiaro dobbiamo vedere come dice Davide nel Salmo 51 verso 4. Tu hai ragione quando parli, cioè quando lo Spirito Santo ci parla. Leggiamolo insieme, Salmo 51 verso 4. Davide quando vuole rigettare fuori quello che gli pesa, che è compunto dallo Spirito di Dio, dice io ho peccato contro a te. Contro a te solo, ho fatto ciò che male agli occhi tuoi, lo confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli, è irreprensibile quando giudichi. Come dire, tu mi stai parlando attraverso il tuo Santo Spirito che questa cosa non va bene, io dico che hai ragione, perché mi sono sbagliato, hai ragione tu Dio, perciò io ammetto. Mi apro e dico, lavami, purificami e non lo faccio più. Ci fermiamo. Il verso più quotato nel libro di Zaccaria che abbiamo appena letto è il verso 6 del capitolo 4. Io credo che tu l'avrai sentito tante volte, però lo Spirito Santo ha un ruolo importante. In tutte le cose che facciamo, perché Dio è spirito ed opera attraverso lo Spirito, poi è vero che ha degli eserciti, Dio è l'Iddio degli eserciti, ha degli eserciti che non finiscono mai, non li sappiamo tutti, però ne dichiara alcuni la parola del Signore. Allora egli rispondendo mi disse: È questa la parola che l'Eterno rivolge a Zorobabele, non per potenza né per forza ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. In questo libro è un verso che lo abbiamo sentito e viene perché ci ricorda che per fare le cose non ci vuole un esercito, non ci vuole un potere naturale, materiale, ma Dio per il suo spirito porta a destinazione le cose. La costruzione del Tempio c'era da fare allora, ma nell'insieme troviamo lo Spirito che fa tutto. Se tu vai in una chiave biblica o hai un iPhone, una Bibbia con la concordanza e vai a vedere la parola Spirito, ci sono pagine, pagine, e pagine di cose che fa lo Spirito di Dio. Perciò quando noi diamo spazio allo Spirito di Dio ci possiamo aspettare di tutto di tutto perché quando noi andiamo a vedere troviamo che in circostanze dentro e fuori di noi egli opera in un modo potente il verso più quotato nel vecchio patto riguarda lo Spirito Santo e Zaccaria 4.6 che assicura che in questo caso parla a eh, Zorobabele non ci vogliono eserciti, forze militari o altro genere, ma per lo Spirito di Dio, per lo Spirito Santo perché è Dio. Egli rimuove ogni ostacolo per completare le opere di Dio. Il Tempio che cos'era? Un'opera di Dio. Per Dio lo Spirito Santo collabora. In tutte le opere che Dio vuole fare, la collaborazione, anche l'intelligenza che mette nella nostra vita, come disse con Mosè, io ho scelto questi due, questi giovani, e gli ho dato attraverso il mio spirito l'intelligenza di svolgere i compiti. Io ho messo lo spirito in Daniele per risolvere il problema dei sogni, io ho messo lo spirito degli, di Dio in Giuseppe per amministrare le cose, lo spirito di Dio. È quello che agisce in profondità e intorno a noi, questa è importante, sta cosa. Perché è importante? Perché nel momento che tu cominci a aprirti allo Spirito Santo, Egli è la risorsa, è la forza, è l'energia che ti permette di portare a destinazione il compito o la missione che Dio ti offre senza resti al buio non sai che cosa fare subentrano le nostre idee e le nostre idee le, no le idee carnali sono in netto opposizione con quelle spirituali difficilmente coincidono perché ciò che è carne è carne ciò che è spirito è spirito ha detto Gesù noi sapendo queste cose dobbiamo Metterci in una posizione dove diamo la possibilità allo Spirito Santo di operare nella nostra vita. Egli rimuove ogni ostacolo per completare le opere di Dio. Il suo Spirito parla sempre, a volte parla direttamente alla nostra coscienza, altre volte parla attraverso Suoi messaggeri. Spetta a noi restare attenti per vedere quello che ci vuole dire. A volte parla direttamente al tuo cuore, al mio cuore, altre volte si serve di coloro che Dio mette sul nostro cammino per parlare ai nostri cuori. Noi dobbiamo restare sempre aperti per vedere se c'è qualcosa che serve a noi. Un ricercatore continuo. Non so, io mi ricordo quando eravamo piccoli che mio padre faceva anche il boscaiolo. Quando entrava in un bosco, cercava di vedere in ogni legno che cosa poteva farne. E qualche volta vedeva un bel tronco per fare manici di pala, manici del zappe e così via. Altre volte era legna da bruciare, altre volte era. Un legno curvo per fare il basto dell'asino, altre volte qualcosa per poter piantare i fagioli, un ramo fatto, altre volte ci faceva un bastone. Era un ricercatore in quello che aveva per vedere come poter utilizzare al meglio le occasioni che si presentavano. Noi dobbiamo essere aperti allo Spirito Santo perché a volte parla direttamente alla nostra. Coscienza. Altre volte ci compunce che abbiamo sbagliato e noi dobbiamo rimettere ordine nella nostra vita chiedendo perdono a Dio come abbiamo letto che fa Davide, esempi pratici che troviamo che ci aiutano e altre volte dobbiamo lasciarci disciplinare in modo che insieme allo Spirito Santo possiamo compiere il piano della volontà di Dio. Il suo Spirito parla sempre. Guardiamo insieme in Primo Corinzi, capitolo 2, verso 10. Segnati questi versi perché ti aiutano a comprendere come aprirti allo Spirito Santo. Perché se tu cerchi Dio, Lui si fa trovare, però richiede la nostra partecipazione. Ma a noi, guardiamo insieme. Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Quando noi diciamo sì al Signore, Egli comincia questa opera nella nostra vita attraverso lo Spirito Santo. Quando diciamo sì, infatti, quando Paolo scrive dice, ma a noi... Perché c'è stato un giorno sul suo cammino che sulla via di Damasco ha avuto un incontro con il Signore ed egli ha detto Signore che vuoi che io faccia? E da quel momento la sua vita è cambiata, trasformata, da persecutore è diventato perseguitato per la causa di aver ricevuto un incontro con il Signore. E perciò lui si mette dalla parte di coloro che sono dalla parte di Dio, perché lui c'è passato, ha detto sì Signore, dimmi che devo fare. E da quel momento si è lasciato guidare da Dio e dallo Spirito Santo. Andò a Dania, pregò per lui, con l'imposizione delle mani ricevette lo Spirito Santo e incominciò a servire il Signore. Perciò quando lui scrive, leggiamolo insieme un'altra volta. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Io spero che tu sei anche dalla parte di Paolo, cioè dalla parte di Cristo. Se non lo sei e lo Spirito Santo ti sta parlando, che ti sembra un linguaggio strano, comincia ad invocare il Signore nel dire Signore, io voglio passare dalla tua parte o vieni nel mio cuore, perché io voglio essere dalla tua parte. Anche Paolo disse poco, così, Signore, chi sei? Che vuoi che io faccia? E il Signore gli parlò. Il Signore attraverso lo Spirito Santo parla al tuo cuore. Sì, sì, fa proprio questo. Quelli che ci apriamo alla sua voce, cioè a noi, dice San Paolo, diciamo sì. Lui sulla via di Damasco ha detto sì. Lo Spirito Santo si serve di uomini anche per parlare a noi. Non parla solo direttamente al nostro cuore, ma ci parla attraverso uomini e donne. Guardiamo San Pietro come ci aiuta a comprendere lo Spirito Santo nella parola del Signore. Leggiamo insieme. Primo, secondo Pietro. Capitolo 1, verso 21, Secondo Pietro 1, 21 Poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Allora lo Spirito Santo dice a Zorobabele: Dati da fare perché puoi fare il tempio perché io lo faccio attraverso l'intervento del mio Spirito che ti metto il potere, la forza e il necessario che tu hai bisogno. Qui dice che gli uomini parlano da parte di Dio ed hanno scritto da parte di Dio, cioè noi attraverso lo Spirito Santo, quando leggiamo la parola del Signore, la parola del Signore è Spirito e vita, sì, è importante la parola del Signore non contiene la parola del Signore è la parola del Signore senza discussione quando dice nella Genesi che ha creato l'uomo ha creato il, il tutto in sei giorni ha creato tutto in sei giorni quando viene un fanatico che dice milioni, miliardi di anni lui lo crede per fede ma anche noi lo crediamo per fede noi abbiamo una base dove è scritto, perché Dio lo può fare. Lui che base ha? Una macchinetta. E chi ci dice che quella macchinetta è vera? Dove troviamo che noi quella macchinetta sa andare indietro tanti milioni di anni? Non è così. Sono teorie. Io ho fatto un capannone qui. In quel periodo, ora ti dico qualche cosa molto importante. In quel periodo avevano tolto quelle onduline di eternit. L'azienda che mi forniva il capannone aveva fatto un, un contratto con una società che faceva onduline con fibre minerali. Quando hanno messo sul mio capannone le onduline minerali, mi hanno detto che erano garantite per 30 anni, ma non erano state sperimentate. Pochi anni dopo, fece 60 centimetri di neve. Il mio capannone cadde tutto, perché, teoricamente, le prove fatte teoriche risultava che avevano una resistenza per 30 anni. Quando la neve arrivò non fu così. Tutto buttato giù. Allora voglio dire che cosa? Voglio dire che ciò che dice la parola del Signore attraverso i secoli, sappiamo attraverso i millenni che Dio quello che dice è vero. Ma quello che dicono le cose che si inventano, pure perché la scienza cambia ogni giorno, ogni volta passando gli anni, ci si accorge che non era così. Era così per quel momento, ma non era più così perché è uscita un'altra cosa. Beh, che gli scienziati vanno avanti a studiare come sono fatte le cose. Noi sappiamo che Dio le ha fatte, poi chi studia la composizione è un'altra cosa, Dio è il creatore. Perciò quando noi diciamo credo alla parola del Signore, la parola del Signore, non possiamo credere un pezzo sì o un pezzo no, perché se no non serve a nulla. Poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia. Ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. La Bibbia non è il prodotto di uno sforzo umano, come non era lo sforzo umano che completava il tempio di, al tempo di Zorobabele, ma è un prodotto dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'artefice delle Scritture è l'autore, si è servito di uomini diversi, ma il concetto, il filo è sempre lo stesso filo, l'autore è lo Spirito Santo, Dio. L'artefice delle scritture, a Bele per opere e a noi per le cose che dobbiamo comprendere, e per tutti. Continuiamo a leggere in Zaccaria capitolo 7 verso 11 per vedere man mano che Dio parla al suo popolo, perché poi col passare del tempo noi abbiamo delle ondate che siamo fedeli al Signore e poi man mano veniamo meno. Guardiamo cosa succede dopo che hanno fatto il Tempio. Ma essi rifiutarono di fare attenzione, opposero una spalla ribelle. E si tapparono gli orecchi per non udire quando dio cominciò a parlare a questo popolo troviamo proprio che chiudevano gli orecchi non volevano sentire ma essi rifiutarono chiudersi al messaggio di dio è pericoloso quando lo spirito santo parla noi dobbiamo vigilare, noi dobbiamo imparare a dire sì, perché quando diciamo sì vuol dire che non siamo ribellosi, ribelliosi, ribelliosi. C'è un credente che spesso gli dico come sei ribellioso. Il Signore ci deve aiutare, perché ogni cosa crea un muro. Noi quando andiamo al Signore deve trovare... Un'apertura continua dentro di noi non dobbiamo essere ribelli e neppure mormorare. Credenti che mormorano sempre, che parlano sempre, è come allora lo Spirito Santo corre verso dove può pulire e sostenere. Le forze del male, quando noi parliamo male è come quando buttiamo delle cose marce che tutte le, le mosche corrono su quel prodotto così gli spiriti immondi, demoni come corrono quando noi degradiamo la nostra vita vengono come le mosche sulla, sulle cose marce non gli dobbiamo dare spazio, dobbiamo mantenerci costantemente nel cercare il nostro cuore pulito, purificato dal, dal sangue di Cristo perché ci sia costantemente la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Ma essi rifiutarono. Chiudersi al messaggio di Dio è pericoloso. Dio voleva risparmiarli, perciò parla: Dio ci vuole evitare un suo giudizio che per forza deve fare quando noi siamo disobbedienti. Dio ci vuole risparmiare, ci vuole graziare. Guardiamo nel verso 12 cosa dice il Signore. Questi concetti ci aiutano a capire come camminare con Dio. Resero il loro cuore duro come il diamante per non ascoltare la legge e le parole che l'Eterno degli eserciti mandava loro per mezzo del suo spirito, per mezzo dei profeti di prima, perciò ci fu grande indignazione da parte dell'Eterno degli eserciti. In questo, in questo libro di Zaccaria viene sempre presentato come l'Iddio degli eserciti, colui che... È il vincitore che porta il suo popolo ad essere sempre vittorioso. In questo caso ci furono, la loro chiusura li portò ad avere 70 anni di essere deportati. Restò tutto Israele e restarono disabitati. Deportati in Babilonia e furono sradicati completamente da dove erano cresciuti. Sì, Dio voleva evitare questo, ma dovette agire perché loro, leggiamolo insieme, resero il loro cuore duro come il diamante per non ascoltare la legge e le parole che l'Eterno degli eserciti mandava loro per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito aveva aiutato a fare il Tempio, ma il suo Spirito ora parlava al popolo. Una cosa è fare un, un, un immobile, un'altra cosa è camminare con Dio. Dio degli eserciti parlava attraverso il suo Spirito e attraverso i profeti, perché erano... Unti e guidati dallo Spirito Santo, perciò il Signore perciò ci fu grande indignazione da parte dell'Eterno degli eserciti che in questo caso ci furono 70 anni di cattività deportati. Dio parla per mezzo del suo Spirito e il principio è: guardiamo nel verso 13 che c'è qualcosa che serve a noi. Queste cose sono scritte perché servono per esserci di aiuto, per non ripetere gli stessi errori. Guardiamo questo principio che è molto importante per noi. Sore fratelli, ascoltiamolo bene, guardiamolo bene. Ed avvenne che siccome Egli chiamava e quelli non davano ascolto, così quelli chiameranno e io. Non darò ascolto, dice l'Eterno, degli eserciti. Un'altra volta. Guarda, questa è una cosa che ci aiuta a comprendere. Molte volte il Signore parla nel dire, io faccio questo perché tu fai questo. Quando parliamo del perdono, per esempio, dice, Signore, perdona i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Se noi non perdoniamo, Dio non ci perdona. L'abbiamo capito questo. Se non l'hai capito, lo capisci ora. Se tu non perdoni coloro che ti hanno fatto un po' di danno, non ti aspettare il perdono di Dio per tutto quello che tu hai fatto. Non è Dio che non ti vuole perdonare, sei tu che non lasci fluire il perdono di Dio nella tua vita. Qui invece troviamo un altro principio che è molto importante saperlo. Guardiamolo insieme. C'è scritto due volte ascolto. Guardiamolo insieme. Non davano ascolto, virgola. Io non darò ascolto, virgola. Ma questa volta lo dice l'Eterno degli eserciti. Ah. Allora. Quando tu e Dio facciamo orecchia da mercante quando lo Spirito Santo ci parla alla coscienza o ci parla attraverso la sua parola o attraverso un suo o una sua messaggera o attraverso le circostanze che stiamo vivendo. Noi non diamo ascolto. Dio dice io non darò ascolto. Siamo collegati. Perciò quando Dio ci parla, noi dobbiamo ascoltare. Quando noi parliamo a Lui, Lui ci ascolta. Questo è dalle dalle l'amicizia dura, si dice da noi. Diciamo che eh, la, il condividere quelle cose, l'amicizia aumenta, condividere il meglio. Voi date ascolto, io do ascolto. Voi non date ascolto, io non do ascolto. Ma quando non dà ascolto Dio, chi ne passa i guai siamo noi. L'Eterno degli eserciti dice questo. Sono dei principi che dobbiamo eh, conoscere perché quando andiamo al Signore, quando ci parla, dobbiamo anche noi rispondere. Ascolto, ascolto. Finirono i 70 anni dei Babilonesi, finì, finì la schiavitù, ma senza ravvedimento. Cioè presero la lezione, ma non tornarono al Signore. Dio ci deve aiutare. Quando prendiamo una lezione da Dio, dobbiamo rivedere la nostra posizione, il nostro rapporto con Dio. Credo che sia giusto. Guardiamo questi, queste teste dure che non sono loro, oggi parla a noi, noi dobbiamo vigilare. Guardiamo nel verso 14, la parola del Signore ora non parla a quelli di 2500-2600 anni fa, parla a me e a te. Cosa dice il Signore per la loro disubbidienza? Io li disperderò tra tutte le nazioni che essi non hanno mai conosciute e il paese rimarrà desolato dietro a loro senza più nessuno che vi passi o vi ritorni. Di un paese delizioso essi hanno fatto una desolazione. Quando Dio arriva a questo punto allora vuol dire che noi non abbiamo proprio... Dopo la deportazione in Babilonia entrò l'impero romano, che quella terra restò disabitata e incoltivata fino al 1948, quando Dio, perché siamo alla fine dei tempi e i giudei devono ritornare nella loro terra perché... Il Messia deve ritornare e lo devono riconoscere, devono rivolgersi a Lui. E Dio sta facendo questo, perché dal 1948 è diventata nazione e non solo, ma il Signore sta raccogliendo gli ebrei che tornano in Israele. Perché il ritorno del Messia secondo, seconda venuta, sta per arrivare. Infatti, se noi guardiamo in tutti i telegiornali, l'antisemitismo, che vuol dire anti-Sem, Sem era un, figlio, era un figlio di Noè, che seguì le tracce di Dio, Sem, gli antisemiti, cioè gli ebrei derivano, vengono, sono progenie di Sem, gli antisemiti ancora attaccano tutti i giorni in tutte le nazioni agli ebrei. Che Netanyahu poco tempo fa ha mandato un messaggio a tutti gli israeliti del mondo dicendo se volete stare tranquilli dovete ritornare in Israele e stanno tornando Dio usa il suo metodo come deve disperdere e come deve raccogliere perché Dio sta completando l'opera eh? ma fino al 1948 era restata desolata che cominciarono a tornare Dopo circa 1900 anni in giro per il mondo, questo è un esempio per noi. Quando il Signore parla, dobbiamo porre mente perché ti voglio dire una cosa speciale, sore e fratelli. Dio, quando ci parla, Dio ci ama, Dio ci vuole prevenire. Vuole prevenire il peggio man mano che proseguiamo nel nostro cammino eterno insieme con lui. Dio ti ama in un modo speciale. Ogni volta che parla, anche quando ti dà l'impressione che non parla secondo i tuoi progetti, i suoi sono meglio dei nostri. Dio ti ama. Dio mi ama. Noi dobbiamo aderire nel dire Signore mi sono sbagliato però io devo tornare a te perché anche quando ci parla lui sa davanti tutti i pericoli che ci sono e per evitarci di incontrare il peggio Egli ci parla perché ci ama Egli ci parla pure adesso ti sta parlando e mi sta parlando tu non puoi immaginare con quanta passione e quanta verità io sento nel mio cuore che Dio mi ama, che Dio ti ama e se noi camminiamo con Lui e seguiamo il meglio sta davanti a noi, t'assicuro. Se non hai preso una decisione, prendila in questo momento per dire: Signore, parlami attraverso il tuo spirito perché io ritorni a te, Signore. Sì, sì importante. Bene, guardiamo nel capitolo 12 verso 10 come il Signore lascia la porta aperta per ritornare a Lui. Lui ci ama veramente. Dice, spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Ed essi riguarderanno a me, a colui che hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa per un figliolo unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. Perché il Signore sta raccogliendo il suo popolo a Gerusalemme e dintorni? Perché tutti devono riconoscere il Messia che è venuto, e lo hanno trafitto, lo hanno crocifisso e devono tornare a lui. Dio manda uno spirito di grazia e uno spirito di supplicazione, ma non solo per gli ebrei, anche per noi. Dio usa lo stesso metodo perché Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Per la salvezza noi abbiamo bisogno di... Andare a colui che è stato trafitto e supplicarlo di intervenire nella nostra vita con urgenza attraverso lo Spirito Santo. Lo Spirito di grazia, guardiamolo insieme, di grazia. Spirito di grazia e lo Spirito Santo continua a chiamare attraverso. Un tono amorevole, la grazia è qualcosa che non meritiamo, è Dio che ce la offre in Cristo, <coughs> invitandoci ad accettare quello che Gesù ha fatto quando è stato trafitto. Gesù quando è stato trafitto ha dato la grazia a noi, ha detto Padre perdonali perché non sanno quello che fanno. E noi non abbiamo saputo quello che abbiamo fatto quando non abbiamo camminato con il Signore. Egli manda uno spirito di grazia, di perdono quando noi andiamo a lui, perché lui in quel l'essere stato trafitto ha portato per noi per noi tutto quello che pesava su di noi. Leggiamolo insieme come lo descrive il primo Pietro capitolo 2 verso 24 dice così, egli che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le cui lividure siete stati sanati. Ecco il messaggio. Che ci viene rivolto, abbiamo bisogno di uno spirito di spirito di lo leggiamo insieme, di supplicazione per andare verso colui che è stato trafitto, per ricevere il beneficio che gli ha prodotto in nostro favore morendo sulla croce. Infatti, Pietro, che cosa sta dicendo? Lo ci rimanda, ci rimonda quando noi andiamo a Lui. Quando andiamo a Lui per supplicarlo, Egli che ha portato per noi sul legno, ha portato egli stesso i nostri peccati e le nostre infermità. Qui si riferisce a Isaia 53,5, egli ci rimonda rimonda la nostra psiche, la nostra mente, il nostro fisico, la nostra parte spirituale. Tutta la sua grazia la riversa su noi perché tutto egli ha pagato. Noi andiamo con uno spirito di supplicazione egli riversa su di noi uno spirito di grazia perché egli è stato trafitto. A motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su Lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Il metodo è quello che lo Spirito Santo fa quando noi. Leggiamo un'altra volta Zaccaria capitolo 12 verso 10 questo spirito di supplicazione che è quello che noi dobbiamo fare mentre Lui riversa su di noi lo spirito di grazia dell'opera completa che gli ha fatto in nostro favore. Essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, e guardiamo un poco prima, io manderò lo spirito di grazia e di supplicazione. Quando noi guardiamo al Signore abbiamo bisogno di supplicarlo, di intervenire nella nostra vita, perché Egli spanda il suo spirito di grazia, cose che non abbiamo meritato ma che Egli ha pagato per noi e ci riversa la sua grazia, la salvezza, il perdono, la guarigione, e la liberazione, perché Egli ha pagato tutto. Giovanni lo descrive bene quando in, nel capitolo 19 verso 37 Egli dice che è l'adempimento di una profezia e lo descrive molto bene Giovanni 19:37. E anche un'altra scrittura dice, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Sì, noi volgiamo lo sguardo a colui che è stato trafitto ma che attraverso la croce... Egli è risuscitato, ha ricevuto da Dio l'onore di essere al di sopra di ogni altro nome e alla destra di Dio ed ogni potestà gli è stata data e quando noi andiamo a lui con lo spirito di supplicazione, intervieni nei miei bisogni, egli interviene veramente. Vogliamo pregarlo insieme, poi cantiamo un canto. Preghiamo il Signore, lo vuoi ricevere nella tua vita questo Signore? Gli vuoi dire sì oggi? Perché questo incontro non è un incontro per caso. Dio nel suo elenco ci ha messo anche te e me. E tanto è girato, tanto ci ha girato intorno che i cicli si muovono in un certo modo intorno a noi. E in questo ciclo il Signore oggi, attraverso la sua parola, ha un incontro con te. Il suo Santo Spirito ora non sta parlando a Zorobabele o a quelli che non ci sono. Egli ha creato questa occasione oggi anche per te, perché è un incontro divino per portarti il messaggio della sua parola per farti comprendere che lo Spirito Santo sta parlando ora alla tua coscienza. Lo Spirito Santo è proprio dove sei tu e sta parlando alla tua coscienza per darti quella luce necessaria che tu hai bisogno perché il tuo cuore si predisponga per ricevere il perdono di Cristo. Uno spirito di supplicazione, come dire... Di invocazione, Signore, io ho bisogno di te, ho bisogno proprio di uno come te che hai fatto tutto per me e che ora mi offri la tua grazia gratuitamente. Lo vuoi ricevere nel tuo cuore. Per te non può rispondere nessuno, nessuno, come non può rispondere nessuno per me. Egli passa davanti ai nostri cuori e bussa al nostro cuore nel dire che risposta dai. Quel popolo abbiamo un segno negativo, rispose negativamente, ne ha pagato tutto il prezzo e di più ne paga ad essere lontano da Dio per l'eternità. Dio che ci ha creati permette nei suoi cicli di raggiungerci con il suo messaggio e crea delle occasioni per parlare direttamente, singolarmente ad ognuno di noi. Parla a te, parla a me, vogliamo andare a Lui insieme? Vuoi pregare insieme con me? Preghiamo il Signore insieme. Digli con tutto il cuore, Signore Gesù, tu veramente che sei stato trafitto per me, ora ti invoco, vieni nella mia vita, ti chiedo perdono che sono stato fino a questo momento. Ho bisogno del tuo perdono, ho bisogno di sentire quella voce che dice Padre perdonalo, Padre perdonala perché non sapeva quello che faceva. Sì, questa è la nostra posizione. Digli Signore Gesù vieni nel mio cuore, diglielo ad alta voce, con tutto il cuore. Lavami col tuo sangue. E riempimi dello Spirito tuo Santo. Noi abbiamo visto che lo Spirito Santo fa tutto. Hai bisogno della pienezza dello Spirito Santo. Lo devi invocare così. Lavami col tuo sangue perché purifica il nostro cuore e ci mantiene puliti. E dove c'è pulito, penetra lo Spirito Santo per rinnovarci, rinnova. La tua mente, rinnova la nostra mente, genera sentimenti nuovi e ci mette in un contesto nuovo che è la Chiesa, dove si parla un altro linguaggio e un'altra famiglia, figli di Dio che usano un altro linguaggio, che hanno dei sensori diversi, perché la nuova nascita, la, la rinascita spirituale ti porta ad essere partecipi di una nuova famiglia che è la Chiesa di Cristo. Non la comunità così artificiale, no, la Chiesa di Cristo sono quelli che hanno ricevuto Gesù Cristo nella propria vita e si lasciano guidare dallo Spirito Santo. Signore, grazie, Digli, grazie che oggi hai parlato al mio cuore, da questo momento. Il mio cuore è per te, la mia vita la l'affido a te. Lavami col tuo sangue. Riempimi dello Spirito tuo Santo e voglio camminare con te fino alla fine dei miei giorni. Benedetto sia il Signore. C'è un bel canto che dice alzo le mani. Alzo le mani vuol dire arrendersi al Signore. Lo vogliamo cantare insieme e alziamo il nostro cuore, le nostre mani, il nostro essere verso di Lui per dire alzo le mani anche se non ho forza. Ma mi rivolgo a te, che sei stato trafitto, ma che sei risuscitato, e per lo Spirito Santo sei qui dove sono io, dove sei tu. Sì, sì, lo Spirito Santo copre l'universo e perciò attiva la sua energia, la sua luce nella tua vita e ti è di aiuto lungo il cammino. Da questo momento in poi che tu hai deciso di dire sì al Signore, la tua vita è cambiata. Abbiamo detto che. Paolo, finché arrivò sulla via dove si trovava, da quel momento tutto è cambiato. Da persecutore è diventato perseguitato, ma con un'altra missione, quella datagli da Gesù che era stato trafitto, ma che era risuscitato e che gli apparve sulla via di Damasco. E gli appare anche a te in un modo speciale. Ti parla, ti guida, leggi la sua parola, prega e seguilo perché egli è l'amico migliore che tu abbia mai trovato lungo il percorso del tuo cammino sulla terra Gloria a te Signore anche se non Al sole, mani Anche se ho i miei problemi Quando alzo le mani comincio a sentire Un'azione che mi fa cantare Quando alzo le mani comincio a sentire Sole mai, il mio peso scorpato, Nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile. Vado al sole mani Al sole mani anche se non ho forze alzo le mani anche, anche se ho mille problemi. problemi quando alzo le mani comincio a sentire un'azione Quando alzo le mani comincio a sentire il fuoco. Quando alzo le mani il mio peso scompare al sole mani tutto questo è possibile tutto questo è possibile quando al sole mani tutto questo è possibile tutto questo è possibile quando al sole mani richiedi i nostri cantici attraverso WhatsApp al numero 328-873-7893. E se ci scrivi fuori dall'Italia, ricorda di inserire il prefisso più 39. Richiedi eh, i cantici e anche i messaggi e condividili con altri. Così... Diventiamo seminatori della parola del Signore. Sai cosa cambia il nostro cuore? È la parola del Signore, perché la parola del Signore è spirito e vita. Essa tocca il nostro spirito, lo ravviva, attira i nostri cuori e ci rinnova. Perciò quando tu rilasci, lanci un messaggio della parola del Signore, non puoi mai sapere cosa fa, perché la sua parola... Se trova un cuore onesto dall'altra parte, germoglia, cresce e porta frutto. E noi in questo modo adempiamo quello che Gesù ha detto. Questo Evangelo del Regno sarà di testimonianza fino ai quattro canti della terra. Si muove proprio in questo modo. Perciò richiedili e condividili. Vedrai che il Signore ti incoraggerà a servirlo anche in questo modo. Quando non puoi diversamente, fai quello che puoi fare, non dire le cose che non hai, perciò non fai, comincia a fare quelle che puoi fare, perché se sei fedele nelle piccole cose, il Signore ti affida le grandi. Dio ti benedica tanto tanto, ci vediamo stasera per il culto di adorazione. Prima che ci lasciamo però ti voglio ricordare il numero di conto corrente, perché siamo all'inizio del mese e abbiamo più di 20 contratti che sono scaduti, che dobbiamo pagare. Se il Signore ti mette nel cuore di collaborare con questa opera, il numero di conto corrente è il 31 25 709, intestato a parole di vita dove c'è scritto offerta metti offerta tv, causale ci metti offerta tv e metti il tuo numero di cellulare che nel momento che riscontriamo ti mandiamo un messaggio di ringraziamento e assicurarti che è arrivato a buon fine. Intanto colgo l'occasione per ringraziare a quanti fino a questo momento ci avete aiutato e sostenuto. Dio vi possa rendere ogni cosa, vi possa benedire abbondantemente perché in realtà questa è la nostra televisione, vostra e nostra, perché Dio ci ha affidato questo compito, ma senza il vostro aiuto noi non lo potremmo fare. Dio ha chiamato tutti per portare avanti questa opera speciale, per portare la Sua parola in lungo e in largo in più case possibile, in più aree possibili, in tutte le possibilità che ci può dare, noi lo dobbiamo fare perché Dio ci chiama ogni giorno ad arrivare al limite dove possiamo per conquistare più anime per il regno di Dio. Perciò se senti nel cuore di sostenere questa opera ti ricordo il numero di conto corrente, 31. 25709 Intestato a parole di vita dove c'è causale, ci metti offerta TV. E non dimenticare di mettere il tuo numero di cellulare, così ti arriva il messaggio che sono arrivato, è arrivata la tua offerta. Dio ti benedica. Ci vediamo stasera per il culto alle ore 20. Pace e buona giornata.